Ciao ragazzi, ciao a tutti. E allora, devo dire che sono le ore 20 e 30 della sera. Oggi è il 22 novembre ed è anche il giorno del mio compleanno. Dunque, volevo iniziare questo video ringraziando tutti quanti voi per avermi dimostrato ancora una volta, ancora un altro anno, il vostro affetto tramite i messaggi su Facebook, su Messenger, su WhatsApp, e insomma, vi siete fatti presenti in ogni modo possibile e io vi ringrazio veramente con tutto il cuore. So che alcuni messaggi, soprattutto su Facebook, ancora li devo commentare, li devo rispondere, ma spero di riuscire a farlo entro stasera. Tutt'al più vi risponderò domani. Sapete che io sono una persona che non ama fare il messaggio unico, generale, generico il giorno dopo, ringraziando tutti. Lo trovo molto freddo e distaccato. Preferisco spendere del tempo andando a rispondere a tutti i messaggi che mi arrivano, come è giusto che sia, perché chiunque, anche mezzo secondo, l'abbia dedicato per mandarmi un messaggio di auguri, ecco, deve essere ricambiata alla stessa maniera, quindi veramente grazie infinite. Io questo video volevo registrarlo oggi, ci terrei a pubblicarlo proprio oggi perché appunto vorrei pubblicare qualcosa proprio nel giorno del mio compleanno, ma ho avuto veramente tante cose da fare, appunto per questo non sono riuscito ancora a rispondere a tutti, ma prima che finisca la serata spero di riuscire a pubblicare questo video entro la giornata di oggi. Poi magari le vostre risposte mi arriveranno anche nei giorni successivi, non importa, però vorrei riuscirci proprio entro la mezzanotte, prima della mezzanotte. Dunque, come da titolo, volevo condividere con voi le ultime novità del Tamash. Ovviamente immagino che tutti quanti voi abbiate visto le foto dei Meet e quindi commentarle, diciamo poi lasciarci anche un po' con un domandone finale. Visto che non vorrei che questo video durasse delle mezz'ore, anche perché dopo mi spetta la fase di montaggio che è quella più antipatica, e allora inizierei subito con le prime immagini, quindi sono andato alla ricerca di immagini più nitidi possibile. E quindi vi metterò quelle nel video. Dunque, la prima immagine è questa qua che riguarda Asgard. Possiamo vedere Hilda, la versione revival, in alto dietro, e poi quello che è protagonista questa volta, ovvero il possente Pectator. Dunque, devo dire che lo sapete, io adoro gli Asgardiani ed Asgard. E Thor già come Myth della linea classica era veramente tanta roba. In questa versione X si sono addirittura superati. Quindi mi piace molto queste effect part delle sue asce. Io credo che siano un tutt'uno, non credo che le asce vadano inserite in queste effect part, poi magari vedremo, però mi auguro che ci saranno, laddove queste dovessero essere veramente un tutt'uno con le effect part, mi auguro ci saranno anche quelle là da poter inserire nel gonnellino, no? Come succedeva con il Myth classico. Insomma, veramente un bellissimo, bellissimo prodotto. E questo è il cartellino ai piedi del Myth, appunto, Gamma Pectator. Andiamo oltre, passiamo ai Cavalieri d'Argento. Questa volta vediamo una schiera di Cavalieri d'Argento, più o meno tutti quelli che sono usciti. Credo che manchi all'appello solo il Maestro dei Ghiacci qui in mezzo. Poi se ne manca qualcun altro, adesso non ho presente, Forno Giamia del Corvo. Cioè, e insomma, e che cosa vediamo? Vediamo che ogni Silver ha un cartellino ai propri piedi. E questo perché lo dico? Innanzitutto parliamo di Moses e devo dire ragazzi che a parte il fatto delle cicatrici sulle braccia, non voglio commentare volti, armatura, questo poi lo faremo nella recensione quando questo Myth arriverà, però vorrei parlare del corpo. Dunque io non credo ci sia una grandissima differenza tra questo corpo e quello di Jerky dell'Orso, addirittura anche Aldebaran del Toro, sempre come Myth classici. Io adesso non ho controllato prima di registrare questo video, comunque
andrò a controllare nel caso vi metterò le foto vicine. A me il corpo sembra sempre quello là, G1 o G2 tutto al più, e anche vedete questi cerchietti qui frontalmente sulle spalle mi ricordano molto quei corpi lì. Credo che alla fine abbiano optato per lasciare questo corpo, modificare un po' il volto di Gerchio di Aldebaran, perché la fattezza del naso mi sembra la stessa. Ecco, non volevo appunto commentare questi dettagli, appunto, fermatemi, vi prego, fermatemi. E quindi che cosa? Hanno aggiunto soltanto qualche cicatrice sulle braccia. Comunque, vorrei dire, meglio questo che niente. Purtroppo ormai abbiamo imparato e capito che con la Bandai così bisogna ragionare, perché tanto non ascolta nessuno. Anzi, addirittura vedo qui dietro anche Babel, che è uscito a novembre, quindi questo mese qui non l'hanno messo neppure davanti, boh. E allora qui ancora un'altra foto del più ravvicinata al volto. E niente, quindi andiamo avanti. E qui è il cartellino Whale Moses, quindi Moses della balena. Poi passiamo a un altro silver, e qui vediamo Eris Lizard, ovvero Misty della lucertola. Dunque, che cosa dire? Vediamo anche il suo cartellino. Qui abbiamo tra il maggiore e il minore, non ricordo come si chiamano quei due segnetti, comunque la dicitura Revival Version, e ovviamente qui vediamo che hanno migliorato il volto e anche la capigliatura, e credo che questi siano anche migliori rispetto all'Appendix che uscì qualche anno fa, che è l'unica Appendix che mi manca, perché in tutta sincerità non ho mai voluto spendere i 70€, 80€ per un Appendix. Già ho visto qualcuno che su Facebook ha messo in vendita il Knit e l'Appendix perché ovviamente adesso c'è la versione Revival. Dunque, testa, capelli e mantello migliorati. Il mantello comunque non è quello che si vede nell'anime, perché se ricordate porta il laccetto rosso che unisce le due parti, e poi il mantello va a chiudere anche davanti. Quindi anche qui direi, cara Bandai, ti sei proprio sprecata. Cioè, voglio dire, ma le vedi le cose? Cioè, l'anime l'hai mai visto tu, o chi per te lavora a questi design? Io non lo so, non lo capisco. E quindi credo che questi siano gli unici miglioramenti. Il corpo probabilmente qui sembra anche un rosa leggermente meno shocking, però adesso bisognerebbe mettere le foto, lo farò ovviamente, vi metterò sia queste foto che quella là anche della prima stampa di questo Knit, però può darsi pure che sia solo mia impressione, e insomma non è molto importante. Poi passiamo a un altro silver, o per meglio dire un'altra silver, nella fattispecie Marin. Dunque, questa foto secondo me è stata interpretata male. Perché? Perché effettivamente, stando davanti, molti hanno creduto. Io ora non credo, cioè è una mia opinione questa che vi dirò, però poi tutto può essere. E allora, molti, avendo la vista qui davanti, hanno creduto che ci fosse una ristampa di questa sacerdotessa, o quantomeno una versione revival. Ora, se voi vedete anche il cartellino, appunto Eagle Marin, è un cartellino senza data, senza la dicitura Revival, semplicemente con un prezzo. Può darsi che la data è scritta in giapponese, ma io non vedo nessun numero, poi i caratteri giapponesi non li conosco, però vedo il prezzo 5.500 yen. Ora io che cosa ho fatto in effetti? Sono andato un attimo sul sito Tamashii, vi mostro lo screenshot, e sono andato a rivedere l'uscita di questo Knit avvenuta nel maggio del 2012. Effettivamente potete vedere nella parte che vi ho evidenziato il prezzo di 5.500 yen, 10% tasse incluse, o 5.000 yen tasse escluse. Quindi significa che già quando uscì nel, abbiamo detto, maggio 2012, questo Knit costava 5.500 yen. A questo punto che cosa voglio dire? Voglio dire che mi sono perso Castalia, un attimo solo, eccola qua, voglio dire che secondo me anche i cartellini che vediamo ai piedi degli altri silver sono quelli là già usciti con tanto di prezzo
ma stanno lì solo per fare da contorno, da scenografia. Quindi, visto che quando nell'anime Eris, quindi Misty, si palesa come primo cavaliere d'argento, è Marin che gli sta vicino, no? Poi arrivano Moses e Astetune, la storia la conosciamo, quindi credo che sia lì solo ed esclusivamente per fare scena, perché effettivamente io di questo Myth, quindi di Castalia, non vedo né i capelli arancioni, né un azzurro più intenso dell'armatura, la cintura è la stessa di sempre, il corpo lo stesso di sempre, quindi non è stato cambiato niente. Io mi auguro che se la Bandai dovesse rifarla in versione revival, mi auguro che vado a fare i capelli arancioni così come si vedono dal primo scontro con Cassius, così fino alla fine di Poseidon, che l'armatura abbia questo azzurro molto intenso, molto forte, e soprattutto vorrei che questa volta per Castalia ci fosse quell'attenzione in più nel riproporre ovviamente le vesti da sacerdotessa, cioè in tenuta d'addestramento, perdonatemi, l'armatura, e in più la versione plain di Seiya con la tenuta d'addestramento, in modo che, perché ha comprato anche la prima versione di Tisifone, quella in coppia con Cassius, finalmente, ecco, si possono mettere anche Cassius e Pegasus vicini, no? Fare un diorama, insomma una scenografia, perché ci hanno bombardato di tante versioni di Pegasus e le vedremo anche qui. Però alla fine quella che serviva quando rilasciarono Tisifone con Cassius, ecco, l'unica versione di Seiya che ci serviva in coppia con Marin non ce l'hanno data, e quindi spero che arrivi in coppia con Seiya. Però ripeto, credo che sul Myth veramente non ci sia niente da aspettarsi, nessuna ristampa, sta lì su, credo, solo per scenografia. Passiamo adesso ai Cavalieri di Bronzo. Dunque abbiamo visto il nostro Phoenix nella sua versione V3, bello, molto molto bello, la sua armatura che tende, almeno per quanto riguarda il busto, la pettorina eccetera eccetera, comunque a un blu intenso, così come è stata la V2, e quindi vediamo anche il cartellino Phoenix Icky Final Bronze Cloth. Poi abbiamo anche l'altro ed ultimo Cavaliere di Bronzo, quindi Cygnus Yoga, anche lui molto bello, con il volto fasciato, anche per lui abbiamo questa colorazione che tende al color ghiaccio, quindi tra un azzurrino e un violaceo, e a differenza del classico che sì, ha una mezza colorazione, però ovviamente non è fatta così marcata come questa. Vediamo anche il cartellino Cygnus Yoga Final Bronze Cloth, e quindi a breve si terminerà anche questa casta dei V3, 5 ne sono, e ormai con Andromeda che dovrebbe arrivare, mi auguro, uscita a settembre, ottobre, novembre, per Natale ce la faremo ad avere lui, eppure il terzo Steel Saint, chi lo sa. Poi, restando ancora sui Cavalieri di Bronzo, devo dire che questa foto dove viene osannata, omaggiata la figura di Seiya in tutte le sue versioni, la dedico a mio fratellino Agostino Pugliese, perché è a tutti voi che amate questo personaggio, perché credo che ci sia proprio una goduria non solo emotiva ma anche fisica per chi ama il ronzino volante e vede questo exploit di tutte queste versioni di Seiya. Dunque abbiamo la sua versione divina, anche questa presentata al Tamashii un paio di anni fa, credo, quando mostrarono pure ad Ex Metal i tre giudici Oce Ex Metal, e quindi già qui sembra che la colorazione sia meno celeste di come ci venne mostrata all'epoca, quindi già qui si accosta di più alla colorazione data al Myth classico. Io mi auguro di sbagliare, perché mi piaceva quell'azzurrino più intenso. E anche qui vediamo il suo cartellino Pegasus 6 a God Plot. Ancora procediamo con la versione di Seiya Odin, in versione X ovviamente, questo anche già visto a qualche evento fa, Seiya Odin il suo cartellino, e poi riesumata la versione di Seiya
Early Bronze Plot Comic Version, quindi questa versione che si rifà totalmente al manga. Ora io questo vorrei dirlo al mio amico Marco De Gesualdo, che non sento da molto tempo, e penso gliela farò avere questa foto, anche se ormai queste foto già sono uscite da un po', e quindi penso che lui abbia visto, però lui ci teneva tantissimo a questa versione. Devo dire che ci tengo anche io, perché tutto quello che noi abbiamo oggi di Senseiya è partito tutto da qui, quindi da questa prima immagine di Seiya tratta dall'anime, no? Quindi da questo disegno di Seiya. L'armatura è quella che è, però effettivamente, ragazzi, Kurumada così l'aveva ideato ed era questo il vero Seiya, quindi la vera Buon è questa qua. Devo dire che anche il volto è straordinario, questa doppia colorazione tra sopracciglia e capelli è bellissima. E non vedo l'ora che esca, e io mi auguro che Bandai voglia fare anche gli altri 4 a questo punto, non dico tutti e 10 partecipanti della Guerra Galattica con questo tipo di armature comic version, però almeno i 5 protagonisti, perché sarebbe bello poter esporre la propria collezione del manga, che sia la Star Comics, che sia la Perfect Edition, quello che volete voi, e davanti questi personaggi. Tutto nasce da qui, quindi un po' come i Cavalieri di Bronzo V2, i capoccioni per intenderci, tutto nasce da lì, ci deve essere un inizio che poi porta a dei miglioramenti, e devo dire che mi piace veramente tantissimo anche la colorazione del suo plot e anche il corpo, che giunture a parte delle anche, vabbè, comunque si vede che è come se avesse proprio una tuta soprattutto sulla zona delle caviglie. Mi piace tantissimo, quindi speriamo presto di averlo. Eccolo qua il suo cartellino: Pegasus Seiya Early Bronze Plot Comic Version. E credo che siano finite, un attimo che faccio una carrellata veloce per vedere se effettivamente vi ho parlato di tutto. Marin sì, Misty sì, Moses sì, Thor l'abbiamo citato proprio come primo myth, e niente, sì ragazzi, queste sono le novità per quanto riguarda l'universo Senseiya. Ora io aspetto di sapere i vostri commenti, soprattutto vi vorrei lasciare con un domandone finale. Dunque, credo che ci stiamo avviando, questo è sempre un mio parere, io non lavoro per la Bandai, quindi sono tutte ipotesi che mi faccio. Credo che ci stiamo avviando inevitabilmente, secondo me, alla conclusione della produzione dei MIT. Perché? Perché come linea classica è uscito tutto, i Silver stanno continuando ad uscire, quindi speriamo che Bandai li completi tutti quanti. Albione, cioè, ce lo stai facendo desiderare tantissimo, cara mamma Bandai. Così come credo che forse uscirà ancora qualche altro Spectre minore, sempre per la linea classica. Dopodiché già abbiamo visto riesumati sia la versione di Pegasus del manga, sia Moses, che pure era stato presentato anni fa e poi abbandonato, e adesso si è andati a mettere mano anche su Misty, quindi a toccare la cassa dei Silver, secondo me, per migliorare i primissimi. Dunque, che cosa voglio dire con questo? Non credo che Bandai farà mai i Silver in versione X, altrimenti non continuerebbe a rilasciarli per la linea classica. Gli Spectre minori continueranno a uscire per la linea classica, in modo da differenziarli dai giudici o giganti degli inferi, e in altezza ci sta, poi difetti a parte, però sono riusciti bene, e quindi non credo che Bandai ne faccia mai in versione X. Orfeo purtroppo ho il timore che laddove dovesse arriverà sempre come revival del myth classico, perché non voglio credere che si voglia sprecare la Bandai a fare un solo myth Silver X per metterlo dove? Da solo, singolarmente, insieme ai giudici? Non lo so, una casa fake l'ha fatto, non mi piace assolutamente quel colore troppo brutto, però chi lo sa. Quindi per Orfeo c'è un grandissimo punto interrogativo. Quindi, come vedete, la linea X, con l'uscita di Thanatos a gennaio, si conclude anche la triade delle divinità degli inferi.
la linea di Poseidon, i giudici sono stati completati sia versione anime che versione A, Oce, ah, cioè stavo dicendo versione Oce, i sei rinnegati li abbiamo avuti in versione X, i Gold ovviamente saranno quelli che andranno sempre avanti, mancano all'appello come Gold, togliendo anche Cancer e Aquarius già uscito, mancano all'appello Toro, Libra e Scorpio, dopodiché penso che usciti questi altri tre, ultimi tre in versione Revival, Bandai se vorrà metterà in atto i Gold e X-Metal per poter ricominciare la casta dei Gold. I bronzi pure non sono mai usciti come limited, quindi se vorrà potrà ancora riproporre qualcosa. Penso che in versione X, se arriveranno, arriveranno proprio come quando arrivarono i Puno prima stampa nel 2010, dal 2003 che iniziò la linea arrivarono nel 2010, perché dopo tanti anni, si sa, i giapponesi sono legati al manga, quindi le V2 richiamano quelle del manga. E quindi se sarà che arriveranno gli X V1 sarà proprio un regalo che Bandai vorrà fare ai collezionisti, ma non è detto che li faccia. Quindi che cosa resta? La casta di Poseidon X è stata completata, gli Asgardiani abbiamo visto Thor, quindi dopo Thor mancano soltanto Mime e Luxor, e poi vabbè, Sea, Odin e Hilda Revival sono due aggiunte, ma comunque in totale 4 myth per la casta di Asgard, quindi prossima alla conclusione anche questa. Quindi ragazzi, che cosa rimane? Rimangono soltanto i 5 cavalieri di bronzo divini più Atena ex divina. Io credo che Atena ex dovrà uscire, non voglio credere che facciano un'Atena divina revival perché appartiene alla linea classica. Poi tutto può essere, però se la linea X si dovrà concludere con questa uscita, e allora praticamente Atena credo che sarà quella che andrà a chiudere. Certo, potrebbe fare ancora altre cose, appunto era stato annunciato pure un progetto del manga Rise of Poseidon, in effetti sarebbe, per quello che mi è stato detto da quel sant'uomo di Alessandro Santo Pietro, ecco, per l'appunto, che mi ha aggiornato sulla situazione. È un manga di pochi capitoli dove in effetti Ade, per evitare ancora la conquista della terra non so da parte di chi, riporta in vita, mi sembra, Nettuno con i suoi generali, però questa volta in versione Spectre, come ha fatto con i Gold rinnegati, e quindi ecco perché magari si vuole concentrare la Bandai su questi generali Spectre. Ora vorrei dire, non era meglio che se proprio un riciclo dei generali dovevi fare, non ne approfittavi per fare delle ristampe per chi non è riuscito a collezionarli, quelli là proprio dell'anime, oppure riproporceli con la colorazione 15° anniversario di Nettuno, della linea classica, per dire? Ecco, secondo me quella colorazione avrebbe reso maggiormente l'idea, proprio il concetto dei generali, perché questa era l'idea di Kurumada in principio, quella colorazione. Però non è detto che poi si concluderà, lo sappiamo, Bandai quante volte ha iniziato e non ha mai portato a compimento. E insomma ragazzi, queste sono le mie idee, le mie opinioni, io vi lascio con questo domandone: che cosa ne pensate di queste novità, quale myth vi aspettavate, quale myth invece vi è piaciuto tanto, quale aspettate tra queste uscite e soprattutto che cosa ne pensate in merito al futuro della linea myth, che sia classica o ex. Detto questo, io vi saluto, sono arrivato qua a 25 minuti di video, quindi adesso vado a fare il mio editing e niente, lo devo pubblicare entro stasera. Un bacione a tutti, grazie per aver seguito questo video, vi aspetto nei commenti sotto, lasciate like, commenti, se volete contribuire al sostentamento di questo progetto trovate il link PayPal per fare una piccolissima donazione, niente di eclatante, però magari ecco un gesto, un contributo è tantissimo apprezzato, veramente ve lo dico con tutto il cuore. Ancora grazie e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!